L'abbraccio di Abir a suo nipote è una delle immagini più belle della mattinata. Lei, profuga siriana rimasta vedova per colpa della guerra, è appena sbarcata a Fiumicino con i suoi due figli. Qui ha ritrovato un pezzo della sua vecchia vita e sempre da qui, con suo nipote, comincerà a costruire i pezzi di quella nuova. Loro sono scappati da Homs, sono andati in Libano, sono scappati in Libano e hanno fatto la domanda alla Punta Sant'Egidio un anno fa. Che cosa le ha detto? Sono appena arrivati, è stato un viaggio lungo. Sì, il viaggio molto lungo e erano stanchi morti, però passano su tutto in quanto hanno la speranza di arrivare e di star meglio. Sono arrivati a Roma questa mattina all'alba con un volo diretto da Beirut. Domani saranno a Porto Mantovano, dove la comunità li aspetta a braccia aperte. L'anno scorso è stato deciso di fare questa esperienza di accoglienza fortemente voluta da parecchie persone, dal parroco. Ci siamo trovati anche bene, anzi alla fine è stato anche affermato che è stato un anno di grazia per noi. E poi loro sono andati via in dicembre perché si sono trasferiti in Germania e quindi avevamo altre opzioni anche per l'utilizzo dell'alloggio, che è un alloggio anche abbastanza, una casetta piccola, però diciamo così decorosa, e la comunità ha deciso di fare l'accoglienza di un'altra famiglia. Insieme alla famiglia di Abir, altre 63 persone sono sbarcate oggi a Fiumicino. Tutte siriane, tutte arrivate legalmente, tutte accolte in Italia con un visto umanitario. Si chiamano Corridoi Umanitari ed è una iniziativa promossa dalla comunità di Sant'Egidio, dalla Chiesa Valdese e da quella evangelica, in accordo con il governo italiano.